Il Green Pass entra nelle nostre vite, un giro in città per vedere come clienti e gestori si stanno adattando al nuovo modo di entrare anche in bar e ristoranti. Tutti più sicuri. Sì, ho fatto pure una fotocopia per non dimenticarmi. La sensazione è che al netto di qualche polemica non ci vorrà poi molto per abituarsi all'obbligo per casi previsti di Green Pass. Clienti, esercenti, QR code, ma anche copie stampate, un giro per il centro certifica che sì, un mondo con la certificazione verde è possibile, almeno per un caffè da gustare al tavolino di un bar. Signorina, potrei avere due caffè? Certo, glieli faccio subito, solo che prima mi deve far vedere il Green Pass. Glielo facciamo vedere subito. Ok, arrivo io al tavolo per scannerizzarlo. Prego. Allora, un caffè macchiato, qui c'è il Green Pass. Ok, certificazione valida. Perché noi grazie a questa applicazione riusciamo a controllare tutta la clientela che viene. Certo, sicuramente per noi, però diciamo non mi pongo il problema, nel senso che se siamo obbligati a controllare o gestire più che altro, che è molto più giusto dire questa parola, è consigliabile farlo, quindi ovviamente. Sì, mi sento più sicuro io, vabbè, anche se sono già vaccinato con la seconda dose e anche i miei dipendenti. Però se fossero vaccinati anche i nostri clienti sarebbe meglio per tutto il gruppo. Il Green Pass entra così nelle nostre vite per sentirci un po' più sicuri, un po' più vaccinati, un po' più confusi, ma anche più forti in questa guerra continua contro virus e regole strane. Signora, c'è il Green Pass? Sì, come no, è da tanto ormai, sono 2 mesi che ce l'ho io. Siete più sicura col Green Pass? Mica tanto, è uguale. E allora, questo accadeva qualche ora fa a Brindisi. Avete visto che il nostro Michele Iurlaro ha tirato fuori il microfono solo poi per un giro d'opinione, ma con una telecamera nascosta, potremmo definirla così. Ha filmato proprio il momento della richiesta della certificazione verde. Naturalmente non mancano le opinioni, a partire da quella di Confcommercio. Ascoltate, Davide Cucinelli. Da oggi tutte le attività commerciali, somministrazione e non solo, devono, come dire, scaricare l'applicazione per poter controllare il documento valido per il Green Pass degli avventori. Grazie a questo sistema operativo del Green Pass si potrà accedere in quasi tutti gli eventi sportivi, teatrali e quant'altro. Il Covid purtroppo ha trasformato e ci sta trasformando e cerca di, diciamo, togliere dal circolo il contagio, ma allo stesso modo si cerca di avere i mezzi per contrastare e anche evitare il contagio all'interno delle attività commerciali e anche per quanto riguarda la Confcommercio, diciamo, è favorevole anche a questo tipo di azione, purché le attività siano e vadano avanti. Voltiamo pagina, il filmato è diventato virale sui social, una cassa spara musica ad alto volume alle 4 del mattino, qualcuno non ce la fa più e decide di sfasciarla sostanzialmente. Accaduto a Ostuni, ecco gli aggiornamenti con Cristina Cavallo. Sono queste le parole esasperate di un residente di via Pinto ad Ostuni che nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, infastidito dai rumori della movida, è sceso in strada ed ha abbattuto con un bastone la cassa sonora che emanava musica ad alto volume alle 4 del mattino. Lui, un ex assessore comunale, Matteo Tanzarella, ha reagito a quel rumore molesto, preso dalla rabbia e dall'esasperazione. Poi ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per un malore, pare fortunatamente rientrato. L'episodio si è verificato ai piedi della scalinata Antelmi, a pochi passi da Piazza della Libertà. Il video è divenuto subito virale e il confronto social si è diviso tra chi ha capito e giustificato l'ex assessore e chi invece non ne ha condiviso i modi. Le reazioni, anche politiche, non sono tardate ad arrivare. Consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno espresso la loro nell'agorà virtuale. Il sindaco a cavallo ha affidato ad una dichiarazione alla sua pagina Facebook. Sin dall'inizio dell'estate sono state dettate regole in materia di emissioni sonore, occupazione del suolo pubblico e autorizzazione degli eventi, ha detto il sindaco di Ostuni. Con l'assessore alle attività produttive stiamo promuovendo un confronto
confronto con i titolari degli esercizi di somministrazione e ristorazione. Sono certo che condivideremo soluzioni positive per tutti. Queste persone e queste reazioni non fanno bene alla nostra città. Pronta la risposta dell'opposizione, sempre sui social, Angela Matarrese del gruppo consigliare Tanzarella per Ostuni scrive: è possibile che solo dopo questo famigerato gesto il sindaco il 5 agosto decide di dover incontrare gli operatori commerciali per disciplinare la movida? Perché dopo tante interrogazioni fatte nei mesi scorsi non abbiamo mai ricevuto risposta? Insomma, come il popolo del web, anche la politica si spacca e non poteva essere diversamente. Il problema resta e va affrontato con decisione e senza divisione. E poi chissà, la soluzione potrebbe essere portata di mano. Circa 200 ballerini sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Fasano in un lido di Savelletri, il tutto in violazione della normativa Covid. Nei guai il proprietario e il gestore dello stabilimento balneare, accusati di aver organizzato un evento danzante. Da qui la sanzione amministrativa e la richiesta alla prefettura di Brindisi dell'emissione del provvedimento di sospensione della stessa. Nel medesimo contesto è stata contestata anche la sanzione amministrativa per non aver messo a disposizione della clientela un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Adesso invece ci occupiamo di una polemica innescata a Brindisi in merito al mercato settimanale. La notizia ha entusiasmato e non poco gli amanti dello shopping tra le bancarelle del mercato settimanale di Sant'Elia. L'apertura serale, domenica 22 agosto, dalle 17 a mezzanotte. Un'apertura straordinaria che il Comune ha disposto, spiega un'ordinanza sindacale, per aiutare il commercio. Ma se da una parte esultano gli amanti delle bancarelle e dall'altra le associazioni di categoria Confesercenti e ADOC, si dicono contrarie perché, a loro dire, la scelta del Comune creerebbe uno squilibrio nella rete commerciale brindisina. La Confesercenti, con una nota a firma del presidente Piccirillo, lamenta il mancato coinvolgimento da parte del Comune. L'assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi, Massimo Vitali, dice Piccirillo, ignora che queste decisioni vanno assunte di concerto con le associazioni di categoria del settore commercio. Quella di far svolgere il mercato settimanale delle ore serali è una scelta discutibile che crea squilibrio nella rete commerciale brindisina. Sulla falsa riga di Confesercenti c'è anche l'associazione dei consumatori, con il presidente Giuseppe Zippo, che afferma: si vuole dare una risposta alla emergenza, diciamo alla crisi del commercio ambulante, ma di fatto la città di Brindisi non può da sola rispondere a un'esigenza degli ambulanti che di fatto vengono da oltre i confini provinciali e anche regionali. È un'apertura straordinaria che di fatto impatta notevolmente sulla rete commerciale stanziale e che di fatto pone notevoli problemi, così come avviene normalmente ogni settimana dal punto di vista igienico-sanitario e anche dal punto di vista della sicurezza. E nel pieno dell'estate, dalle 17 di domenica, a auspicare una presenza e un'adesione massiccia dei consumatori ad un mercato, riteniamo che sia utopico e quindi non rispondente alle reali finalità che l'amministrazione si vuole dare. Un'ultima ora di cronaca, una tragedia a bordo di una nave, un insano gesto che sarebbe stato compiuto da un giovane militare, un grave episodio avvenuto questa mattina nella stazione navale della Marina Militare di Brindisi. Un 21enne della provincia di Foggia, militare in ferma volontaria per un anno, si sarebbe tolto la vita con un'arma da fuoco d'ordinanza a bordo di nave staffetta, pattugliatore costiero, ormeggiato all'interno, come detto, della base navale. Si indaga sulle ragioni di questo insano gesto. Adesso le nostre notizie in breve da Brindisi. Ritornano a Francavilla Fontana le fototrappole per inchiodare gli autori dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti nell'agro francavillese. L'amministrazione comunale ha avviato una nuova campagna di contrasto ad una pratica illecita che danneggia la cittadinanza e deturpa l'immagine della città. Il servizio di sorveglianza, già attivo da diversi giorni, utilizza le fototrappole ottenute gratuitamente grazie ad un bando promosso da Ager Puglia. L'analisi delle immagini sarà affidata al vigile ambientale, che è entrata a far parte a tempo pieno dell'ufficio ambiente. La gente, oltre ad occuparsi dell'individuazione dei trasgressori, avrà il compito di presidiare il territorio contro i reati ambientali. L'imperatore Federico II sarà quest'anno interpretato ad Oria dall'attore Massimiliano Morra, protagonista tra le altre cose di una serie di film importanti quali Il peccato e la vergogna, Rodolfo Valentino, La leggenda e della trasmissione Ballando con le stelle. Nella suggestiva piazza ci sarà la presentazione domenica prossima del Palio. Niente sfilata per le vie cittadine. In occasione della settimana di Ferragosto, il Castello Afonsino apre le sue porte ai visitatori dall'alba al tramonto, affinché tutti possano godere della sua immensa bellezza e ammirare i colori cangianti delle sue mura, oltre alle tradizionali visite guidate che si tengono tutti i giorni, anche l'11 e il 15 agosto.
Il TAR di Lecce ha confermato con decreto la sospensione dell'esercizio professionale del servizio presso la ASL di Brindisi di un medico non vaccinato. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della dottoressa alla Camera di Consiglio per una trattazione più approfondita della vicenda. È stata fissata per il 15 settembre prossimo. Adesso il telegiornale di Lecce di Antenna Sud. Prima però una breve pausa, tra poco.